Ciao a tutti e ciao a tutte, sono FederTube e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come suggerisce un po' la colonna sonora, che credo sia una delle migliori colonne sonore del parco e del paesaggio dietro di me, ci troviamo a Gardaland per un video, anzi un viaggio molto particolare. Praticamente in questo viaggio parleremo di attrazioni, ispirazioni, scenografie che si trovano a Gardaland, ma che possiamo anche trovare da qualche altra parte nel mondo, in qualche altro parco. E per parlare di ispirazioni parliamo dell'ispirazione massima, l'ispirazione che sta dietro alla nascita di Gardaland. Sebbene Gardaland non nasca ispirato direttamente a Disneyland in California, ma nasce ispirandosi a Edenlandia, parco divertimenti presente a Napoli, che tra l'altro aveva aperto 10 anni prima di Gardaland, nel 1965, però nel primo Gardaland potevamo trovare qualche elemento molto simile di quello che si poteva trovare a Disneyland, ad esempio l'ingresso al parco, Gardaland intendo, era a forma di castello, un castello tuttora esistente che un po' ricorda i castelli scaligeri che si possono trovare in questa zona sul Garda, che è il simbolo del parco, un simbolo, quello del castello, che possiamo trovare in un altro parco, ovvero Disneyland. A Disneyland il castello non è proprio l'ingresso, è la parte, diciamo, centrale, il cuore del parco, però anche lì funge, diciamo, da simbolo del parco, come lo era appunto di Gardaland. E dietro le mie spalle si intravede la stazione del Transgardaland Express, che è un altro rimando al concept disneyano per i parchi, perché il Transgardaland Express nel 1975 faceva tutto il giro del parco. Sebbene adesso il Transgardaland Express non faccia proprio tutto il giro del parco, ma solamente una parte, però il layout attuale del Transgardaland Express coincide col primo perimetro di quello che era Gardaland nei suoi primi anni di apertura. Quindi diciamo che il Transgardaland Express aveva questa funzione e questo concept di fare un giro panoramico, percorrendo quindi quello che era l'allora perimetro del parco. Però in quel Gardaland dei primi anni di apertura potevamo trovare anche l'area Western Rio Bravo, la prima area tematizzata qui di Gardaland, e Rio Bravo un po' si rifaceva a quella che nei parchi Disney era Frontierland, l'area Western. E se a Disneyland si aveva Big Thunder Mountain, il treno che ci portava alla scoperta delle miniere, anche qua a Gardaland nei primi anni 80 avevamo Canyons, un carrellino che ci portava appunto, sebbene in scala un po' minore rispetto a Big Thunder Mountain, ma Canyons ci portava comunque alla scoperta di una miniera. E vicino a Rio Bravo si poteva trovare il safari africano, che poi si sarebbe chiamato Tunga, ma che consisteva in una crociera su una canoa alla scoperta della giungla africana, un po' come a Disneyland era Jungle Cruise. E lì vicino, dal 77 fino alla fine degli anni 90, si poteva trovare una sorta di piccola area spaziale, rifacendosi a Tomorrowland dei parchi Disney, che a Disneyland Paris poi quell'area spaziale futuristica si sarebbe chiamata Discoveryland e non Tomorrowland, così come negli altri parchi Disney presenti al mondo. Però sebbene Tomorrowland a Disneyland si rifaceva un po' su una visione del futuro pensata da Walt Disney, qua a Gardaland non si vedeva tanto il futuro, ma più allo spazio. Infatti si poteva trovare un'attrazione che un po' ricordava un disco volante in mezzo a un laghetto, e un'attrazione a forma di missile che era un simulatore che portava gli ospiti nello spazio. E a proposito di ispirazioni, non so se è proprio un'ispirazione voluta o meno, nel 1975 qua a Gardaland si trovava il labirinto giapponese, un labirinto di siepi a tema appunto orientaleggiante giapponese, ma fino a qualche anno prima a Fiabilandia si trovava e si trova ancora adesso il labirinto di Fuming, un labirinto sempre a tema orientaleggiante che un po' fa somigliare le due attrazioni. Non si sa se Gardaland aveva avuto occhi, diciamo, verso Fiabilandia in quel periodo, oppure se si tratta solo di una coincidenza. Nel 1998, con una grande espansione a Gardaland, vennero inaugurati Space Vertigo, che lo vedremo presto, un Jungle Rapids in soft opening che aprirà poi nel 99, che anch'esso lo vedremo molto molto presto, ma soprattutto Blue Tornado, un suspended looping coaster abbreviato con SLC della Vekoma, ed è stato il primo, diciamo, inverted coaster qui in Italia, anticipando di 2 anni Catoon di Mirabilandia. Seppur Catoon di Mirabilandia è un B&M, quindi un'altra casa produttrice, che ciò vuol dire una diversa esperienza a bordo. I B&M di solito hanno le sedute più comode e il tracciato un po' più fluido. La Vekoma Old Generation, quindi non New Generation tipo Fly a Fantasyland o al Supercoff a Tripsdale, però la Vekoma Old Generation tipo Blue Tornado o anche Shaman o anche Mammut era un po' meno fluida, un po' più ruvida, e offriva quindi per forza di cose un altro tipo di esperienza. Però rimanendo sul modello SLC della Vekoma,
nel mondo esistono molti cloni di Blue Tornado. Perché? Perché la Vekoma Old Generation non faceva i tracciati personalizzati per i parchi, ma dei modelli in serie, con il risultato che spuntavano come funghi, diciamo, nei parchi dei modelli della Vekoma molto simili tra di loro, ad esempio Condor piuttosto che Maya a Energylandia, e anche per altri modelli Vekoma, ad esempio The Magic Mountain, che ora si chiamano Shaman qui a Gardaland, hanno lo stesso tracciato di quello che è Python ad Efteling, oppure anche Mammut ha lo stesso tracciato ad esempio dell'Olandese Volante di Magicland, che si trova a Valmontone, anche se i due coaster sono diversi più o meno. Perché? Perché mentre Mammut ha un tracciato che è extended, quindi ha una parte in più, un po' come Blue Tornado, che anche lui è extended, perché rispetto a molti altri modelli Blue Tornado alla fine ha l'elica finale che lo rende un modello extended, così come anche Mammut. Mammut non ha solo un'elica finale per essere un modello extended, ma ha anche un'ulteriore sezione del percorso. Infatti Mammut è un coaster che non ha due salite ma ne ha tre. Perché vi dico questo? Perché dalla terza salita in poi inizia quella parte che rende Mammut extended, quindi ha un'ulteriore importante parte del tracciato, mentre quello di Rainbow Magicland non è extended, infatti ha solamente due salite. Finito il percorso, che va dalla fine della seconda salita in poi, il layout, diciamo, dell'attrazione finisce. Però in questo momento ci trovavamo verso la sommità di questo ziggurat, che altro non è che la terrazza panoramica di Jungle Rapids. Adesso stiamo discendendo questa costruzione sacra, diciamo, e parliamo quindi di Jungle Rapids, un'attrazione di tipologia raft ride della Intamin, una tipologia che si avvicina molto a Rio Bravo di Mirabilandia. Rispetto a Jungle Rapids, Rio Bravo è stata inaugurata diversi anni prima, però comunque sia, Jungle Rapids ha una scenografia molto particolare, ispirata ai templi cambogiani di Angkor. E una scenografia che è stata realizzata ad opera di Claudio Mazzoli, che la possiamo ritrovare anche in un altro parco, a PortAventura. Non si tratta minimamente di un plagio. La scenografia di uno Splash Battle di PortAventura, che si chiama appunto Angkor, è anch'essa fortemente ispirata alle costruzioni dei templi di Angkor, un po' come Jungle Rapids. Quindi diciamo che a PortAventura c'è qualche vibes di Gardaland fatte sempre dallo stesso autore. Ma adesso dall'avventura spostiamoci verso l'adrenalina. E parlando di adrenalina, come non citare Oblivion The Black Hole, un roller coaster la cui tipologia, il nome e il logo si rifanno a Oblivion di Holton Towers, parco sempre di proprietà della Merlin. Infatti, essendo Holton Towers sempre di proprietà della Merlin, Oblivion qui a Gardaland non è un plagio, è semplicemente un richiamo, una sorta di piccolo, si può dire, franchising di stampo Merlin. Infatti il logo è una ripresa forte dell'Oblivion di Holton Towers, con la differenza che mentre Oblivion di Holton Towers racconta di un viaggio verso l'oblio, Oblivion di Gardaland è semplicemente un viaggio attraverso un wormhole, un buco nero spazio-temporale che si è aperto sotto il terreno di Gardaland. Ed è molto curioso il fatto che si è utilizzato più o meno lo stesso nome per due dive coaster che sono state due eccellenze a modo loro, perché Oblivion di Holton Towers è stato il primo dive coaster B&M al mondo, e Oblivion The Black Hole di Gardaland è stato il primo dive coaster più alto e col tracciato più lungo in Europa fino al 2018 con l'apertura di Valkyrie a Liseberg. E parlando di adrenalina, dopo Oblivion, ma cosa c'è vicino a Oblivion? Ma ovviamente lui, Space Vertigo, inaugurato nel 1998, e prima della costruzione di Oblivion, la torre di caduta libera che dominava tutta quell'area sopraelevata insieme a Blue Tornado. Comunque sia, se vi dicessi a proposito di Space Vertigo che dal 95 al 2004 c'è stata una torre di caduta libera quasi gemella, per parlarne però andiamo in tutti i sensi dall'altra parte del mondo, in Australia, in un parco che ahimè a quanto pare adesso non esiste più, che si chiamava Australia's Wonderland, dove si poteva trovare questa attrazione, tale Space Probe, un'attrazione appunto quasi identica a Space Vertigo, se non fosse per l'altezza. Space Probe era alta 67 metri contro i 39-40 metri di Space Vertigo. Però a parte questo, Space Probe aveva la stessa scenografia e la stessa storyline di Space Vertigo, facendo diventare le due torri non proprio gemelle, ma diciamo quasi sorelle. E infatti entrambe le attrazioni, con l'icona cappello sulla sommità della torre, raccontavano la stessa storia di fondo, ovvero un'invasione di una forma di vita aliena che si insinuava nella base spaziale dalla quale noi dovevamo scappare. E quale fuga migliore se non una caduta libera tipica di questa attrazione? Ancora adesso non sappiamo se Space Vertigo, inaugurato 3 anni dopo rispetto a Space Probe, abbia avuto scenografia e storia di fondo prese su licenza, oppure se semplicemente qualcuno si sia ispirato visitando l'Australia intorno al 1998. E questo
potrebbe rimanere un mistero tra le pagine della storia di Gardaland. È arrivati nella parte finale del parco, quella che una volta era Area Luna Park, adesso è un'area divisa tra ciò che rimane dell'Area Luna Park e l'area Kung Fu Panda Academy. Però in questa parte dell'area possiamo trovare attrazioni fabbricate dalla MAC che possiamo trovare uguali, oddio, una era uguale, adesso è un po' tanto cambiata, però le possiamo trovare anche ad Europa Park, un parco di proprietà della famiglia MAC, dove all'interno possiamo trovare Peter Pan, anche se ad Europa Park in mezzo c'è dell'acqua con delle fontanelle che lo rendono un po' più, diciamo, movimentato. La monorotaia, i cui convogli li possiamo trovare anche ad Europa Park, e adesso si chiamano Mr. Ping Noodles Surprise, ribrandizzato tema Kung Fu Panda, però un tempo si chiamavano Caffè Tazze, le classiche tazze, che così come le vediamo ad Europa Park le potevamo trovare anche a Gardaland, in uno stile Liberty che il suo fascino lo dava in un poco. Ma c'è un'altra attrazione di Fabbrica MAC che ha un qualcosa di uguale ad Europa Park. Colorado Boat Flume Ride, ovvero i tronchi realizzati dalla MAC, che hanno qui a Gardaland lo stesso layout dei tronchi di Europa Park, seppur con un tema diverso. Infatti qui a Gardaland sono in stile fiume americano, mentre a Europa Park sono in stile tirolese. E parlando dei corsari, non si può non parlare di avventura. Tra l'altro, i corsari è un'attrazione simbolo dell'avventura qua a Gardaland, inaugurata nel 1992, di tipologia dark ride. E le dark ride a tema corsaro, piratesche, sono una sorta di classico per quanto riguarda diversi parchi divertimento, ad esempio Disneyland con Pirates of the Caribbean, attrazione dalla quale poi è stata tratta la serie dei film, appunto, dei Pirati dei Caraibi, e anche ad Europa Park con Pirate in Batavia. Tra l'altro sono dark ride che hanno qualche elemento in comune tra di loro. Infatti i corsari di Gardaland, Pirates of the Caribbean e Pirate in Batavia hanno, appena dopo la stazione di partenza, una drop, ovvero una discesa. Una discesa che collega, diciamo, la dimensione di partenza alla dimensione dove poi appunto si svolge l'avventura. Un espediente introdotto con Pirates of the Caribbean a Disneyland, che poi è stato riproposto per tutte le dark ride a tema piratesco. Così come anche la scena della battaglia, che la troviamo qua a Gardaland, che è anche a Pirates of the Caribbean e anche ad Europa Park. Tra l'altro ad Europa Park la scena della battaglia è veramente imponente, e qua a Gardaland aveva una particolarità, perché non esisteva nei programmi di apertura il galeone fisico, ma c'era una proiezione. Poi dopo è stato introdotto il galeone fisico, che poi troviamo anche altre scene, così come l'avventurarsi nelle grotte con qualche scheletro. Diciamo che qua a Gardaland con i corsari si è confermato un concept di una attrazione il cui tema è da sempre stato una carta vincente. Tra l'altro all'inizio di Pirates of the Caribbean si ha un teschio che, prendendo vita, ci parla raccontandoci, diciamo, l'inizio dell'avventura. Un qualcosa di simile che trovavamo a Gardaland secondo la storyline classica dei corsari, dove non c'era un teschio che si animava, ma due mezzi busti, quello di Jason Montague e quello del corsaro nero. Ma adesso da avventure insieme ai corsari spostiamoci di qua, non al T-Restaurant, ma andando a parlare di quello che c'era una volta prima del T-Restaurant, il cinema dinamico. Inaugurato nel 1990, ricavato da una sala che poi non fu destinata per i corsari, quindi costruito un po' in contemporanea con i corsari per fare anche un anello di congiunzione con l'attrazione che abbiamo visto prima. Però comunque sia, nel 2001 il cinema dinamico subì un restyling chiamandosi l'isola dei dinosauri, e quindi portando anche alla costituzione di pannelli così come questo che vedete alle mie spalle, per poi nel 2004 diventare The Spectacular 4D Adventure, proponendo, così come era il modello del cinema dinamico, più filmati, perché nell'isola dei dinosauri c'era un solo filmato disponibile. Però riavvolgendo un po' il nastro e tornando tra il 1990 e il 2000, quindi in quel decennio in cui il cinema dinamico era appunto il cinema dinamico, cosa si poteva trovare al suo interno? Si potevano trovare dei filmati che venivano proiettati a rotazione giornaliera, filmati prodotti dalla Shoscan, che se non sbaglio era partner del cinema dinamico. Però la particolarità di quei filmati era, per favorire ancora di più il sincronismo tra movimento delle poltrone e i movimenti del filmato, tutti i filmati venivano girati con una visuale in prima persona, quindi in soggettiva, in modo tale che voi poteste sentirvi ancora più coinvolti nell'azione del filmato. E lì si potevano trovare dei filmati come Devil's Main Ride, ovvero una corsa a bordo di un carrellino all'interno di una miniera abbandonata, un concept che poi con The Spectacular 4D Adventure si tradusse in Haunted Main Ride, giusto per dare un po' di sequenzialità anche nei filmati proiettati. Però si poteva trovare anche nel cinema dinamico Space Race,
Race, una corsa in tutti i sensi spaziale, ambientata nello spazio, oppure anche Cosmic Pinball, un flipper gigante futuristico. Però una particolarità del cinema dinamico era che si potevano trovare dei filmati in POV a bordo di roller coaster americani, quindi filmati girati in prima persona, come adesso se ne trovano tantissimi su YouTube. Quindi diciamo che per certi versi il cinema dinamico aveva anticipato la tendenza di creare dei contenuti girati in prima persona sulle attrazioni, però comunque all'interno del FU cinema dinamico si potevano trovare tre POV di tre roller coaster che si potevano trovare a Six Flags Magic Mountain in California. Tra l'altro è curiosa l'omonimia di quel parco Magic Mountain con il primo roller coaster con inversioni installato qui a Gardaland, appunto Magic Mountain. Non so se sia un caso oppure una cosa voluta, però quali coaster di Six Flags Magic Mountain potevamo trovare al cinema dinamico? Potevamo trovare ad esempio Revolution, roller coaster definito da molti enthusiast come il primo roller coaster fisso in acciaio ad avere un loop, un giro della morte. E il bello è che in Revolution il POV era un po', diciamo, contraffatto, non era proprio quello effettivo del coaster, ma con uno stratagemma tecnico il convoglio andava incontro a una sorta di cespuglio, favorendo così un cambio in quadratura dove il loop lo si ripercorreva con una visuale specchiata, dando così l'illusione di percorrere due volte lo stesso loop, un po' come se il convoglio tornasse indietro. E la particolarità di Revolution è quella di avere un tratto dritto, una sorta di rettilineo che passava in mezzo al loop, spettacolarizzando ancora di più quella figura. Però oltre a Revolution, all'interno del cinema dinamico si poteva virtualmente fare un giro su Ninja, un roller coaster prodotto dalla Arrow Dynamics e di tipologia suspended coaster, il cui punto di forza sono i cambi di direzione che per la fisionomia del convoglio permette di affrontarli oscillando. Ma oltre a Revolution e Ninja, un POV che si poteva trovare all'interno del cinema dinamico era quello di Colossus Wooden Coaster, o meglio dire Dwelling Wooden Coaster, quindi due binari che bene o male scorrevano in parallelo, un po' come se si sfidassero, che credo sia stato Colossus il wooden coaster più alto al mondo nei suoi primi anni di apertura. Però particolarità di Colossus, che adesso è diventato da wooden coaster ad RMC, ovvero un ibrido tra legno e acciaio che ha permesso così di compiere anche delle inversioni. Però comunque quando era ancora wooden coaster, secondo il suo setup diciamo originale, Colossus è stato disponibile virtualmente all'interno del cinema dinamico. Particolarità di Colossus è che come coaster ha il suo ruolo anche in un film, My Life. Il bello è che quel coaster svolge appunto un ruolo di un certo impatto, perché rappresenta una paura del protagonista interpretato da Michael Keaton, che poi la sfida in un momento molto delicato nella sua vita, ma nel film rappresenta anche la transizione tra vita terrena e vita ultraterrena. E quindi è molto particolare per il ruolo che un roller coaster può avere in un film. Ma adesso andiamo verso il regno della fantasia per eccellenza, Fantasy Kingdom, partendo dall'iconico portale, perché questo portale in realtà non si troverebbe solo a Gardaland, e infatti lo possiamo trovare in un altro parco divertimenti, più che parco divertimenti direi quasi un Luna Park permanente, che si trova in Bangladesh, chiamato Fantown. E questo portale direi che parla da sé, non solo lo stile un po' riprende Fantasy Kingdom, ma possiamo trovare anche Prezzemolo che sovrasta l'ingresso. Che ci fai Prezzemolo lì? Sarà andato in vacanza, non lo so. Però comunque, varcando il portale di Fantasy Kingdom, ritornando quindi a Gardaland, vediamo delle sagome di bambini che un po' si rifanno allo stile predominante di It's a Small World, così come anche la galleria della fantasia del Transgardaland Express, con uno stile sagomato, fumettoso, anche lì ispirato dichiaratamente a It's a Small World. Ed entrando però nel vivo di Fantasy Kingdom, possiamo trovare l'albero di Prezzemolo, la casa della mascotte. Però c'è da dire che quel grande albero iconico che possiamo trovare all'interno di Fantasy Kingdom, così come tutta l'area di Fantasy Kingdom, assomigliano molto ad un'altra area che possiamo trovare in un parco spagnolo. Un'area Sesamo Aventura che però non è frutto di un plagio, in quanto Sesamo Aventura è stata commissionata da PortAventura a Claudio Mazzoli per realizzare così nel parco di Salou una sorta di città ideale dei Muppets. La particolarità qual è? È che anche a Sesamo Aventura c'è una sorta di città dei giocattoli un po' più piccoletta, c'è una fattoria i cui trattori li possiamo trovare anche in un'attrazione di Etnaland, che però anche per quanto riguarda il modello dei trattori non si tratta di un plagio. Quei trattori sono stati realizzati dalla Visa Group, quindi sono il marchio di fabbrica di quella casa di produzione. Però a Sesamo Aventura possiamo trovare anche un volaplano, così come avevo accennato prima un albero in mezzo all'area. E la particolarità è che l'albero di Sesamo Aventura è molto diverso rispetto all'albero di Prezzemolo, in quanto l'albero di Sesamo Aventura ha l'ingresso a forma di una faccia sorridente, così come era previsto
visto inizialmente l'albero di Prezzemolo. Quindi diciamo che quell'albero di Sesamo Aventura è una sorta di omaggio, così come tutta l'area di Sesamo Aventura è un omaggio al concept iniziale di Fantasy Kingdom. Però ritornando a Fantasy Kingdom e parlando di una casa molto lontana dall'essere normale che possiamo trovare sotto l'albero di Prezzemolo qua a Fantasy Kingdom, la Magic House nel pre-show ha qualche elemento in comune con un'altra Madhouse, quindi un'altra attrazione della stessa tipologia della Magic House, che si può trovare nel parco di Walibi Holland in Olanda, appunto. Un'attrazione chiamata Merlin's Magic Castle, dove nel pre-show, così come nella Magic House, si può assistere a un candelabro che gira, oppure qualche altro elemento nel pre-show che gira, così come in Merlin's Magic Castle sono delle scale, qui nella Magic House sono le lancette di una sveglia. La particolarità qual è? È che nei primi anni di apertura di Merlin's Magic Castle, nel pre-show il mago appariva sul soffitto, così come nel pre-show della Magic House di Gardaland. Gli alberi parlanti ricordano un po' quelli che sono gli alberi parlanti di Efteling, anche se qua un po' più sul fumettoso e meno inquietanti. E come sempre siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Scrivetemi qua sotto nei commenti se per caso avete qualche altra curiosità legata a qualche aspetto di Gardaland, tra virgolette, nel mondo. E come sempre non mi resta che augurarvi buon divertimento, buona vita, e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima avventura. Ciao!